Salve cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta, nel centro storico, bellissimo, molto folcloristico, caratteristico. E offro anche a voi un po' una panoramica, vi faccio vedere un po' qualche cosa. Qui abbiamo delle palle di cannone scolpite nella pietra, qui abbiamo un personaggio tipico che ci sta guardando, molto interessato e contentissimo. Qui abbiamo anche le bellezze locali che passano e vi farò un po' vedere cosa offre questo passaggio, questo posto che nella sua semplicità rimane molto folcloristico, adornato da bellissime abitazioni in stile coloniale. Guardate qui che bello, qua abbiamo anche questa via con le palme e l'occhio cade subito al fatto che qui abbiamo il wifi, internet, l'hotspot gratuito. Su lungo tutta questa via ci sono i cartelli un po' dappertutto, è una cosa a servizio del turista, al servizio del cosiddetto pellegrino turista viaggiatore. Questo qui è il classico omino della frutta. Ecco, ho letto le guide che consiglia di non prendere, non mangiare frutta cruda per le condizioni igieniche. Chiaramente un po' anche dipende dal vostro stato di salute, se siete persone cagionevoli come la gran parte degli italiani, chiaramente dovete stare molto, prestare molta attenzione a quello che si mangia in giro, anche alle condizioni igieniche dei posti, perché non sono a livello europeo, anche qui dove l'apparenza è questa abbastanza di pulizia e di igiene, in realtà basta girare l'angolo, ci troviamo nella fogna, ci sono zone anche qui vicino, proprio a 100 metri, dove il tanfo è veramente pazzesco, dove scorrono fogne a fiumi, per cui questa è un po' la condizione igienica del posto. Guardate qui questi scorci molto caratteristici di queste abitazioni. Qui abbiamo gli omini che fanno i tattoo con il pennarello, abbiamo questo qui che si arrabatta vendendo le cuffie, vendendo le plastiche protettive per i telefoni cellulari, e il giro continua. Lì abbiamo una macchina d'epoca, io ne ho avuto una molto simile, ho avuto una Volga 21, ecco che molto simile, la Volga 21 è, si assomiglia tantissimo, saranno state concepite nello stesso anno, io ho avuto una macchina di questo tipo qua. E qui abbiamo anche una Mercedes d'epoca. Il nostro giro continua, andiamo avanti. Ecco, adesso non percorreremo tutto il vialone, vi ho dato solamente una breve panoramica. Guardate anche qua come caratteristico questo posto con questi mezzi. Se venite in Indonesia, fate un giro a Jakarta, città molto contrastata, piena di particolari, e venite qui in questa zona centrale che rimane attaccata alla stazione ferroviaria Kota, e ci sentiamo alla prossima. Ecco, qui sono invaso dalle studentesse. Ciao a tutti.